Bentornati cari amici, scaldacollo del Calatasaray e bentornati in questo nuovissimo video E' uh, mattina, lo si sente dalla voce, ma purtroppo... Allora, inizio con lo scusarmi per queste settimane di... di inattività Ma purtroppo sono venuto qua in Scozia, dico purtroppo anche perché il posto non è che mi abbia fatto impazzire E ho avuto e avrò la partita... Uh, prima contro chi abbiamo giocato l'ultima Col Verona, figuraccia Ce l'ho avuta mentre ero in aereo Ho visto i primi 20-30 minuti Dove il Cagliari aveva anche giochi giochicchiato bene Poi ho avuto l'aereo Poi sono arrivato qua Quindi non sono riuscito a fare nessun tipo di video Né tantomeno ho voluto rivedermi la partita uh, E poi oggi avrò l'altro aereo per tornare E il 30 E c'è la partita contro l'Empoli Che ovviamente non riuscirò a vedere Ma non importa cioè, Perché qua di ogni giorno... In cui potrebbero essere le partite La partita è sempre nell'orario in cui io ho qualche impegno Quindi Non importa eh, Volevo fare questo video sia per augurarvi insomma Spero abbiate passato le buone feste Sia per augurarvi un buon anno nuovo E eh, per fare un attimo il punto e il riassunto Di pensieri di fine anno eh, Non è un video positivo Ve lo, ve lo anticipo mm, Ieri riflettevo un po' su... Sul Cagliari, su tutta la situazione e non, non c'è niente da, da ridere, eh, non c'è proprio niente da sorridere e non c'è niente da essere felici e speranzosi per il futuro al di là di questa stagione. Scusate <ride> se vi faccio questa sentenza poco eh, propositiva, poco felice, prima di una partita importantissima, importantissima, ok? Allora, voi adesso andate a vedere la partita, cioè la, la partita, la classifica, il Cagliari ha 13 punti. Cagliari ha 13 punti, due partite con Empoli e Lecce. Ok? Posto che potrebbe vincerle entrambe, ma posto che, visto quello che ha combinato a Verona, potrebbe tranquillamente perderle anche entrambe, il Cagliari finirà molto probabilmente il girone d'andata eh, con speriamo, 16 punti almeno. Cioè, ragazzi, l'essere contenti magari di, di finire il girone d'andata con 16 punti E magari con 16 punti sei fuori dalla zona di retrocessione alla fine del girone d'andata Ma non c'è da gioire Ma non c'è da gioire Ma cosa c'è da gioire di questo girone d'andata? Cosa c'è da gioire? Cioè, qua stiamo veramente ormai... Un, un, un mercato cioè un mercato di emozioni perché le emozioni a questo punto si comprano al ribasso c'è cioè sempre ah no vabbè ma tanto poi di, di emozioni e ambizioni al ribasso e no ma 13 punti cioè noi finissimo con 13 punti in giornata d'andata che sarebbe una cosa scandalosa il Cagliari probabilmente dalla zona salvezza sarebbe a 3-4 punti con 13 punti sarebbe e magari a 16-17 ci saranno 3-4 squadre quindi è un attimo che magari vinci due partite di file sei fuori e hai dietro 3-4 squadre ok? ma, cioè, ma ragazzi ma non è che perché il livello fa schifo il Cagliari allora può sempre far più schifo e noi dobbiamo essere sempre più contenti cioè a Verona perdi con una squadra che non vinceva in casa da dagli, dagli anni di, di, di Gesù veramente dagli anni di Gesù oggi giochiamo contro l'Empoli in casa allora, visto che ad inizio anno ho sentito che il Cagliari contro qualsiasi squadra era, era legittimata a non fare punti perché non tutte più forti, mi chiedo se con l'Empoli in casa possiamo, possiamo permetterci di pensare di vincere. Possiamo permetterci, o qualcuno pensa che invece anche l'Empoli sia una squadra inarrivabile? Cioè, ragazzi, la verità è questa. Io ieri sera vedevo il Genoa pareggia con l'Inter, tra l'altro, l'Inter trassando pure al suo solito modo con un gol un po', un po rubato. Ehm... Genoa pareggia, pareggia con l'Inter. Uh, Quell'altra squadra, chi è, chi è che ha fatto alte, anche punti? Il Monza pareggia col, col Napoli. Cioè, ragazzi, ma, ma qualsiasi squadra in questo giro d'andata ha fatto punti con le grandi. L'unica che non ha fatto un punto è stata il Cagliari. È stata il Cagliari. È stata il Cagliari. L'unica partita decente che ha fatto il Cagliari contro una grande. Che, però, attenzione: è una grande: uh, che quest'anno sta avendo delle difficoltà enormi, è stata contro il Napoli dove c'è stata una partita di, di lotta, di rissa. Il problema qual è? Il problema è che il Cagliari in, quest, in questo giorno d'andata non ha costruito nulla. Non, allora, cioè, voi trovate de 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 degli elementi positivi in questo giorno d'andata? Trovate degli elementi positivi, soprattutto sapendo che due vittorie? Sì, è un nostro pregio al, al ribaltare partite impossibili all'ultimo. Questo non è casualità, è un pregio, perché lì ci credi e quello vuol dire essere un gruppo importante. Ma trovate qualche, qualcosa di, di positivo da cui ripartire, tolto questo aspetto, tolto la voglia di crederci che è comunque importante in, quel, in quelle circostanze? Ma trovate qualcosa di positivo? Chiedo, chiedo. Cioè, allora, le cose positive che posso vedere io sono il fatto che ci sia resi conto, ma, cioè, ci sia resi conto. Era talmente evidente che, penso anche Bocelli potesse rendersene conto, che ehm, comunque quei centrali presi sono da bidonare, sono, sono stati bidonati, come sono stati bidonati dal sottoscritto e da voi alle prime prestazioni, perché sono una roba imbarazzante, perché non sanno la lingua, perché non, non sanno adattarsi, perché sono terribili. Bene. Sono stati messi gli altri e da lì, insomma, qualcosina si è un po' aggiustato rispetto a quell'incubo delle prime 10 partite, ok? Diciamo che se devo fare un bilancio, le ultime 8 sono state leggermente meglio delle prime 10. Però ragazzi, cioè, eh, io sento gente molto tranquilla. Io continuo a dire questa cosa. Secondo me, per Giul Giulini, con Ranieri ha fatto l'affare. Cioè, Giulini, eh, ficcando Ranieri lì, si è parato il culo da una quantità di critiche clamorose. Io non ho mai visto il Cagliari, terz'ultimo, a pari punti con l'Empoli. A pari punti con l'Empoli, ma il Cagliari cioè, sta facendo una stagione aberrante. Voi andate sui social, sembra tutto tranne che questo. A me sembra di sentire gente soddisfatta, gente che continua a legittimare le prestazioni. Ha ah, la prestazione, ha ah, la grande. Ma io, ragazzi, io non lo so, cioè, vediamo partite diverse. Io devo essere anche onesto: ultimamente non le sto neanche vedendo tutte, ma. Cioè, ogni partita mi sembra di vedere bene o male la solita solfa, bene o male la solita squadra impotente. Eh, cioè di positivo sì, c'è questo rinserimento di quei centrali, eh, c'è una crescita forse di un augello che aveva iniziato come il peggior d'Albert, eh, c'è un prati che comunque ha, ha 19 anni ma gioca insomma con una, una, una serenità, un, un impegno, una voglia eh, già dei ragazzi un po' più grandi. Cioè, poi adesso Lubumbo va in, in Coppa d'Africa, se non dico una tavanata. Cioè, voi capite bene che il giocatore che veramente ha creato più, più azioni, ha creato ogni circostanza dei recuperi al novantesimo e tutto, perché poi Paoletti sì, la insacca, ma chi è che fa tutte quelle ambaradan? È Lubumbo. Se Lubumbo è in Coppa d'Africa adesso un mese, quant'è? Mi sembra che lui ci vada e si è qualificato. Cioè, ma. Il Cagliari su, su, su cosa punta? Su quale idea di gioco? Su quale costruzione mentale di gioco? C'è un Petagna che non si è integrato, un Petagna che non, non sta facendo niente. Cioè su, su quale idea di gioco sta, de, dovrebbe puntare? C'è Oristagno, che è un giocatore importante. E, e finalmente, anche lì, dopo le prime 10 partite, che è scomparso dai radar, ora è ricomparso. Meno male. Però c'è una squadra. Io, ragazzi, a gennaio. Sinceramente, qualche operazione me l'aspetto. Io ve lo dico sinceramente, a gennaio qualche operazione me l'aspetto. Perché non è rassicurante il giorno d'andata. Io non so come stia venendo percepito questo giorno d'andata dalla società e da altri. Poi ripeto, vinciamo con Lempoli e con lecce, finiamo il giorno d'andata a 19 punti. Benissimo, benissimo. Ma non puoi arrivare a due giornate dalla fine con 13 punti, ragazzi, con 13 punti. E ripeto, non è che ci siano state vittorie derivanti da un percorso, derivanti da. Sono sempre robe casuali, casuali data dalla voglia, data da insomma, però, c'è cioè, poco, poco da, 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 da gioire, secondo me. Lo so, è un video un po' smorzante. Non so di quali emozioni. Prima dell'Empoli, speriamo di sfangarla. Ovviamente speriamo di sfangarla. Io penso e voglio sperare che in casa con l'Empoli tu riesca a vincere. Tu riesci a vincere e lì è una questione di attributi, non è una questione di gioco perché anche l'Empoli fa cagare, ok? È una questione di attributi. Oggi chi ha più voglia la vince e il Cagliari. Spero che oggi abbia più voglia. Spero che il Cagliari oggi abbia più voglia. Poi c'è la partita in Coppa Italia col Milan. Che comunque quest'anno della Coppa Italia non me ne può fregare di meno perché è una squadra derelitta la nostra. Ma andiamo con una squadra un po' più derelitta per certi aspetti. Quindi attenzione anche lì perché secondo me qualcosa potrebbe uscire fuori, vediamo. E poi c'è il Lecce, qui due barra tre partite interessanti da, da seguire, e dobbiamo studiare sfangarla. Un bacione, ciao a tutti.